Lo sciopero è riuscito, l'astensione è totale in tutte le comunità montane, ci sono migliaia di lavoratori che stanno venendo qui al presidio e che stanno arrivando alle zone interne per dire che bisogna valorizzare le loro zone, bisogna formare e pagare di più i lavoratori rispetto agli stipendi arretrati. E la tutela del territorio, queste sono le cose che noi diciamo oggi. Noi chiediamo alla Regione di ascoltare non solo le organizzazioni sindacali, ma quello che noi proponiamo, la valorizzazione di quei territori, dare possibilità di sviluppo attraverso il mantenimento, dare una forestazione produttiva alla Regione Campania. Sono tutte cose che noi proponiamo attraverso una discussione di riforma. E poi, scusate, non si possono lasciare gente che hanno lavorato da 15 mesi senza salari, questa è una cosa che non possiamo accettare. Siamo qui per questo sciopero generale della forestazione, chiediamo in buona sostanza alla Regione di attivarsi immediatamente per il pagamento degli stipendi agli operai forestali e soprattutto per avere immediatamente una riforma della legge 11 che a più riprese le organizzazioni sindacali hanno chiesto senza avere mai nessuna risposta da parte della Regione. È costretto a tornare in piazza oggi per due motivi fondamentalmente: il rinnovo della legge 11 sulla forestazione che attendiamo da 10 anni, e poi c'è la questione economica. Stiamo attendendo l'assegnazione dei fondi a partire dal 2011, ancora ci sono lavoratori che aspettano di essere pagati da 15 mesi. Speriamo di dare una svolta, di dare una velocizzazione all'immobilismo della Regione. Siamo qui in piazza per chiedere alla Regione di cambiare modello di lavoro e di sviluppo delle aree interne. È una grandissima opportunità. Noi ripensiamo che la riforma della legge debba intervenire in un sistema di filiera legno-energia e che dia la possibilità veramente alle aree interne di svilupparsi. Noi chiediamo questo a Caldoro, non chiediamo, lui continua a dire che ha fatto dei grandi tagli, che ha praticamente ristrutturato interi settori, ci faccia vedere che cosa è capace di fare. Noi siamo qui per metterci alla prova e per metterlo alla prova. Buongiorno, sono Napoli Amadeo della Irno Solofrana. Da 2 anni facciamo questa vertenza con la Regione e non riusciamo a venire a capo. Stamattina siamo qua sia per quanto riguarda la riforma della legge 1196, sia per quanto riguarda gli stipendi arretrati che abbiamo. Sono circa 13 mensilità che la Irno deve avere. Quindi noi stamattina siamo qua per dire ancora una volta, dopo 2 anni, che noi non ce la facciamo più, che stamattina sia la volta buona. Sono un operatore della comunità montana, appartengo alle lauree, oggi siamo qui tutti in piazza per disporre i nostri problemi. Speriamo che Caldoro sopra ci riceve e che modifica questa legge 1196, questa benedetta 1196, e si mette una pietra tombale sotto, così tutti gli operai possono avere
tutti gli operai possono avere l'opportunità di prendere il loro salario per quanto riguarda il lavoro che hanno svolto e che si termina questa giornata pacificamente. La ringrazio. Noi gli diremo e gli ripeteremo le cose che negli attivi abbiamo fatto. Loro ci devono ascoltare, loro e i politici che non ci sono, in particolare i consiglieri regionali delle zone interne. Numerosi, noi stiamo qui e aspettiamo risposte certe da parte della politica e da parte del Presidente. Non ci fermeremo qui, non ci toglierete questo pezzo di territorio che è nostro e dei lavoratori e che bene hanno curato in tutti questi anni. Per cui noi abbiamo fatto delle proposte di modifica alla legge 11, ci attendiamo delle risposte serie, non dei sì o dei ma o dei però, noi ci aspettiamo delle proposte serie da parte vostra, risorse certe per questo settore. Non è possibile più attendere 15 mesi, noi siamo qui soprattutto e vogliamo la riforma della legge 11 in tempi rapidi e in tempi immediati con una sola garanzia, guardate, la garanzia è che questo c'è in modo che passano le nostre proposte con la gestione delle risorse attraverso la regione Campania e far valere le nostre proposte. Noi faremo di tutto e di più, cara amministrazione regionale, noi siamo qui. Non si illudessero, noi non perdiamo di vista un secondo, lo dico perché al di là delle cose che il Presidente, gli impegni che va in giro assumendo, e lo sapete meglio di noi, dobbiamo passare dalle cose dette alle cose fatte e allora agli impegni devono corrispondere la concretezza degli atti e cioè devono assegnare, devono arrivare i fondi a partire dal 2011. E allora dalle parole ai fatti e questa questione sia chiaro dello scarico di responsabilità, noi la dobbiamo, la devono smettere, noi sappiamo che con i soldi non arrivano, il procuratore principale era già il governo della regione Campania, noi abbiamo provato a chiedere di rimuovere quelle situazioni che non funzionavano e che non funzionano, se non è stato fatto non mi interessa se c'è un motivo, ma è un dato di fatto. La seconda cosa, io tre cose voglio dirvi, è che sia chiaro, lo voglio dire guardandoci in faccia. Bravo, stiamo parlando di questa cosa, attenzione, la chiamassero come vogliono, ci vuole un soggetto, queste sono le richieste di modifica che abbiamo fatto ad un'ipotesi di legge che arriva dopo due anni, di spinta, di stimoli, di sollecitazioni. Allora, facessero il loro mestiere, non aspettassero che diciamo le cose per buttarci fango addosso, facessero le proposte, noi vediamo un soggetto che sia efficiente, efficace, che faccia le opere e che faccia lavorare bene i lavoratori forestali e che mantenga quelli che ci sono. Questo sia chiaro, questa cosa. Noi chiediamo garanzie e certezze occupazionali, garanzie e certezze, e
e anche ben articolata, dove devo fare un plauso alla delegazione che è venuta sopra, che è stata propositiva e soprattutto ha fatto capire bene insieme a noi quali erano i problemi da affrontare per i forestali, la forestazione e per le zone interne. Detto questo, noi gli abbiamo fatto ormai capire bene che o loro affrontano i due problemi, e che sono i salari arretrati e la riforma della legge per evitare sempre le questioni dei salari arretrati e soprattutto per tutelare quelle zone interne. Ci siamo incontrati con il responsabile della presidenza tecnica di Caldoro, quindi abbiamo parlato direttamente con la presidenza tecnica di Caldoro. Lì è uscito un verbale, cioè Maritta, noi non volevamo verbali in cui voi vi impegnate, noi vogliamo sapere precisamente qual è il percorso per la riforma della legge, cioè quando ci verremo, mettendo ogni volta una data, e soprattutto vogliamo conoscere tutti gli arretrati per i pagamenti dei lavoratori, ma no che vi impegnate, volevamo i decreti, carte non ne vogliamo più. Allora, a quel punto si sono visti, hanno logicamente informato Caldoro. Ah, poi gli abbiamo detto, insieme ai confederali, questa è la cosa più importante, che la vertenza l'assumesse direttamente Caldoro. Cioè che noi gli incontri, fino a quando non risolviamo il problema della legge, perché visto che la legge non la dobbiamo fare solo con l'assessore, ma la dobbiamo fare con tutto il Consiglio regionale, il Presidente si deve assumere la questione della legge per cercare di affrontare i problemi che noi poniamo, e che non ve li ripeto perché voi li conoscete bene, infatti l'abbiamo anche scritto qua dentro, poi dopo ve lo leggo. Rispetto a questa cosa non vi prolungo le questioni, ma sostanzialmente l'impegno c'è stato da parte della Presidenza e ha fissato il primo incontro il martedì 29. Praticamente al rientro, perché domani è festa, sabato e domenica, lunedì, martedì, dove ci porterà non l'impegno, ma i decreti firmati. Cioè, vorremmo sapere le persone quando prendono i soldi. Quando prendono i soldi? Non vorremmo più sapere i carti, impegni, eccetera, per gli arretrati. Quando prendono i soldi? I decreti di pagamento per i lavoratori forestali. Tutti. Perché ci sono anche, in base agli incontri che abbiamo fatto, ci sono stati anche gli arretrati che noi abbiamo chiesto, soprattutto a partire dal 2011, e che stanno nel bilancio gestionale della Regione Campania. Quindi noi vogliamo sapere come regolarizziamo questo pagamento, quali sono i decreti, quando sono e come sono stati distribuiti. Perché i soldi ci sono e noi dobbiamo farli. Questo è il primo percorso. La seconda cosa è la riforma della legge. Però ora vi leggo il verbale che racchiude un po' tutta la questione. Il giorno 24 tutti presenti, le OSS, che siamo noi, hanno rappresentato l'ennesimo mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Campania in merito al pagamento degli stipendi arretrati maturati, in alcuni casi di oltre 10 mesi. Le stesse hanno denunciato il mancato coinvolgimento delle forze sociali nella costituzione del disegno di legge riforma del sistema della forestazione regionale, che nei contenuti in discussione in Consiglio regionale non realizza gli obiettivi di un sistema forestale a gestione pubblica regionale efficace, efficiente e produttivo, e che non garantisca certezze sia sui livelli occupazionali che sulle risorse necessarie. In tale contesto le organizzazioni sindacali chiedono un risolutivo intervento del Presidente Caldoro volta a rimuovere gli ostacoli che ad oggi non hanno consentito l'erogazione dei fondi per il pagamento delle spettanze dei lavoratori. A tal fine si chiede l'attivazione di un tavolo con la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale per costruire in maniera condivisa un provvedimento di riforma che garantisca le più immediate attese dei lavoratori e dei cittadini. Evidentemente
È evidente che CGL, CISL, UIL, quindi non solo lui ma anche la con le confederazioni, già nel prossimo incontro rivendicano che siano presentati gli atti che garantiscono la tempestiva erogazione degli arretrati. Noi vogliamo gli atti, non gli accordi. La risposta che loro ci hanno dato: il responsabile della segreteria tecnica della Giunta della Regione Campania, dottor Antonio Di Trapani, preso atto delle dichiarazioni di cui sopra, trasmetterà il verbale dell'incontro alla presidenza della Giunta regionale, alla presidenza del Consiglio regionale e a tutti gli assessori competenti, al capo Dipartimento Salute e Risorse Naturali e a tutti gli uffici competenti affinché si possa promuovere quanto segue. Ogni azione utile a garantire il tempestivo pagamento degli arretrati maturati dai lavoratori forestali. L'opportuno confronto con la Giunta regionale e con la presidenza del Consiglio, a ruota nel legge, regionale per la costruzione di un progetto possibilmente condiviso di una riforma della forestazione che superi l'attuale fase di paralisi istituzionale, cioè nel senso che non si sa chi ha responsabilità perché non piglia lo stipendio. Su questi temi questo ufficio ha convocato, come da allegato ci ha dato subito, ed intesa con l'assessore Ramo, un primo incontro per martedì 29 alle ore 13 presso gli uffici di Santa Lucia, quindi alla Presidenza. Preso atto degli impegni assunti dal responsabile della segreteria tecnica, le OSS, nel confermare lo stato di agitazione, cioè nel senso che noi vogliamo avere i fatti, hanno dichiarato che in assenza di risposte concrete assumeranno ulteriori iniziative di mobilitazione. Che significa? Tu ci ritti che a martedì c'era delle risposte risolte. Quando? No, in risposta agli impegni, perché loro erano pure disponibili, i decreti. Se non ci sono i decreti, noi non ammaritti che siamo d'accordo, ammaritti che noi continuiamo a fare casina, perché noi non ci fermeremo fin quando, uno, non sono pagati tutti gli arretrati, due, non ci sia la riforma della forestazione, che è un po' più lunga, perché bisogna convincere i consiglieri regionali, che non uno. Tra parentesi, chissà perché, che non ci sono, in Evveca, qualcuno sta con il consigliere regionale, lo voglio ringraziare, dove sta? Non ci sta, quindi non ci sono, quindi rispetto a questa cosa, noi ci chiederemo questa cosa. All'incontro di martedì, unitamente alle segreterie provinciali, noi costruiremo, no, non venimo solo noi, verranno anche i lavoratori. Poi ci metteremo d'accordo, vediamo quando fa. Nel senso che ogni volta che veniamo qua, visto e considerato che quando si messa a casa fare amore, noi vediamo di. Certamente non potremmo fare sempre shop, però a chi si incontra, noi facciamo venire un numero di lavoratori che non sono 7, 8, 10, ma deve essere un numero molto alto, perché ne capì che noi non siamo pazienti. Perché questo problema, sia in termini economici e sia in termini di risorse, ci hanno fatto. Guardate. No, oggi è il giorno 24, è prima delle feste, era difficile che noi avevamo questa audience, secondo me abbiamo ottenuto un risultato, ma non ci dobbiamo cullare, dobbiamo andare a casa e dire ai nostri colleghi, noi non abbiamo ottenuto a vittoria, dovete sapere, come dice Amedeo Napoli, che non è finito qua, la prossima volta, si casi in 1000, MS 4000, ok? Non è che se ne sta a casa e si pensa che ha risolto il problema. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo passare e non lo possiamo fare solo noi o le segreterie provinciali, lo dovete fare pure voi, perché noi non la vinciamo con una battaglia questa cosa, noi la vinciamo se siamo tutti quanti uniti e si condividiamo gli obiettivi. Se condividiamo gli obiettivi noi andiamo avanti. Mo si martiri non verranno tutte le persone, non ci saranno le risposte, noi dobbiamo fare questo. Guardate, io naturalmente vi rubo meno tempo di Peppe. L'obiettivo nostro è sì risolvere la questione economica, ma martedì ci deve essere un presidio, perché noi la questione che teniamo a cuore è quella di risolvere definitivamente la questione della riforma della legge 11. Perché se non riformiamo la legge 11, tra qualche mese avremo sicuramente lo stesso problema e la stessa questione. La questione vera
rimane quella, per cui nel tornare nel territorio, quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo tentare di spiegare agli altri colleghi di lavoro è quella che noi stiamo martedì qui per tentare di riformare la legge 11 e quello il canovaccio che ci deve portare per risolvere tutte le questioni e i problemi della forestazione. Non diamo ragione a quelli che non ci vogliono bene. Allora noi oggi abbiamo fatto un altro piccolissimo passo avanti per uscire dalla palude. Spiegate a quelli che non ci vogliono bene che non abbiamo fatto la stessa cosa di sempre, non abbiamo fatto chiacchiere, non ripetiamo sempre le stesse cose. Noi abbiamo stamattina stabilito che la settimana prossima parleremo di soldi, cioè stabiliremo, ci diranno quando ci daranno i soldi e cominceremo a confrontarci seriamente sulla ipotesi di riforma della 11. Non sono le stesse cose, nessuno vi aveva promesso niente di più né vita facile, era difficile e resta difficile, per fortuna ci siamo con quelli con i quali ci siamo, martedì dovremo riessere qui tutti quelli che vorranno, martedì qui per continuare il percorso che seriamente abbiamo iniziato e che porteremo avanti con quelli che ci saranno. Grazie.